Il primo tentativo di richiamare gli artisti alla realtà storica dell'era mussoliniana si è compiuto con l'apertura della mostra delle opere ammesse al premio Cremona, inaugurata dal ministro della cultura popolare Sua Eccellenza Alfieri, che era accompagnato da Sua Eccellenza Farinacci e che è stato ricevuto dal vescovo di Cremona nel palazzo del comune, dove 80 opere che denotano le eccellenti doti degli esecutori svolgono il tema obbligato per il premio A, ascoltazione alla radio di un discorso del duce. Altre 50 opere sul secondo tema, stato d'animo creato dal fascismo, sono esposte nel palazzo di Cittanova.